Marinella Balbinotti, assistente sociale presso il CISO Vesticino di Romentino nel Novarese. Mi occupo in particolare di donne vittime di violenza e in questa veste ho partecipato attivamente al progetto Futura, che è uno dei progetti che è stato finanziato con il Fondo Europeo. La cosa più importante per chi si occupa di donne vittime di violenza in prospettiva di aiutarle a trovare un'autonomia, un'indipendenza, è quello di stabilire con loro innanzitutto un legame di fiducia, perché sono donne che non hanno fiducia in nessuno, né in se stesse né tantomeno negli altri. Quindi la prima cosa da fare è quella. Una volta che si è stabilito un legame di fiducia, poi può cominciare a pensare con loro un progetto che li possa aiutare ad uscire da questa condizione. Il fatto di aiutarle a partecipare a un progetto come quello che è stato finanziato con questo fondo è stato solo l'inizio di un percorso che poi durerà con l'inserimento, si spera, in un'attività lavorativa, nella ricerca di un'abitazione dove il marito o il compagno o il convivente non vengono allontanati dalla giustizia, occorre allontanare loro, magari anche lontano da dove hanno vissuto fino a quel momento, e poi si spera di continuare con loro, magari ogni tanto anche da lontano, sapere che stanno bene e che la vita per loro continua. Non per tutte è così, non possiamo essere d'aiuto a tutti, ma loro sanno che ci siamo e quando ne hanno bisogno ci chiamano e vengono da noi.